tornata con un nuovo video e ebbene sì, mi vedete vestita e uguale a un video precedente, quindi sapete già che sono super raffreddata. Questo qui è un video in collaborazione con la bellissima Katie Chantos, a cui mando un bacione. E si tratta di un video molto molto carino secondo me, perché sono i 5 prodotti sotto i 5 euro e ci ho messo un po' a decidere che prodotti scegliere, anche perché non volevo citarvi sempre gli stessi. Quindi mi ci sono impegnata un po'. Inizierei subito da un prodotto che io questo periodo sto letteralmente amando, e si tratta di questo mascara della Essence, il Lash Base. Me l'avete visto usare praticamente in tutti i tutorial. Ed è infatti questo mascara, ve lo faccio vedere. Per chi non l'avesse visto, completamente, mi sono pure sporcata, ok. È questo mascara completamente bianco e quando lo applicate fa veramente le ciglia bianchissime, che fanno un po' senso, dico la verità. E l'unico consiglio che vi do è ogni volta di pulire bene lo scolino, perché non so se voi da qui lo vedete e si accumula un eccesso di prodotto. Comunque, al momento dell'applicazione si nota già un'ulteriore lunghezza e volume alle ciglia, e poi sopra qualsiasi mascara ci passate fa un effetto wow. E dai mascara diciamo un po' più sfigatelli, oppure ecco, io se ci metto sopra il Pupa Vamp viene un effetto davvero ciglia finte, o il Lancôme, è davvero fantastico. È molto cremoso come prodotto, quindi va un attimo lavorato bene. Bene, ma assolutamente io ve lo straconsiglio, perché il risultato è davvero wow. E se non sbaglio viene intorno ai 3,70 euro, 3,40 euro, insomma come tutti quanti i mascara Essence. Quindi questo è il mio primo prodottino. Altro prodotto sempre Essence, qui sono stata combattuta fino all'ultimo perché volevo mettervi un blush. E diciamo, appena penso a un buon blush sotto i 5 euro mi viene in mente il trio di H&M. Ho pensato, ma io lo nomino sempre, allora ho cambiato. È questo blush della Essence, il Silky Touch Blush. Io ho la colorazione 20 Babydoll. Allora, io questi blush li adoro perché comunque per quanto costano hanno una pigmentazione davvero ottima, come vedete. Questo qui è in assoluto il mio preferito perché, come vedete, è un rosa molto molto naturale e a vederlo dal, diciamo, dalla cialdina, io non so se voi lo vedete, diciamo ha delle perlescenze molto molto leggere, ma al momento che appunto lo swatch sulla mano sembra quasi totalmente opaco. È davvero fantastico, diciamo questo è il blush che metto quando non so che blush mettere, perché sta bene praticamente con tutto, dà un effetto molto molto naturale e a me dura anche parecchio. E questo viene intorno ai 3 euro se non ricordo male, quindi assolutamente ve li consiglio. Ci sono un sacco di colorazioni, ma vabbè, io adoro i blush rosati, quindi sono un po' di parte. Altro prodotto sono in generale i pastello occhi di Neve Cosmetics, con cui io mi trovo davvero molto bene. Alcuni durano più, alcuni durano un po' meno, ma in generale li consiglio a chi come me ha gli occhi davvero molto sensibili. E ho preso come esempio uno di quelli che sto utilizzando di più in questo periodo, che è questo qui, che è il pastello Gioia. Vabbè, inutile che ve lo avvicino perché dubito che si veda. Ed è un colore molto particolare. Ecco, questo è l'esempio di uno che nella rima interna non dura quasi nulla, ma come base ombretto, come applicato diciamo come fosse un matitone occhi da solo, e come punto luce lo uso spessissimo, sotto la rima inferiore dura davvero tantissimo. Ed è questo colore qui. Diciamo che è un beige rosato, molto rosato, con dei glitter all'interno, e come vedete è davvero luminosissimo. E anche se si va di corsa, applicato su tutta quanta la palpebra mobile dell'occhio, è davvero bellissimo questo pastello. E poi appunto vi faccio vedere, se tipo lo sfumo con il dito
il colore non si va a perdere. È davvero molto 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 bello. Quindi questo, se non l'avete ancora provato, io ve lo straconsiglio, ma proprio in generale i pastello occhi. Non poteva mancare una palette. Voi direte, una palette sotto i 5 euro? Sì, lei ormai la vedete spessissimo. Si tratta dell'Iconic 3 di Makeup Revolution, ovvero il dupe della Naked 3. Io la sto davvero adorando. Questi qui sono i colori. Tra l'altro, ho fatto appunto un makeup tutorial con questa palette. Vi lascio magari il link se non l'avete visto. Mi piace tantissimo perché appunto ha questi toni molto più chiari e che si alternano dei rosati e dei beigiolini e dai toni un po' più scuri dove si alternano dei marroncini medi e un po' più scuretti, e l'ultimo che sembra da qua sembra tipo un nero, un grigio scuro, ma in realtà è un viola molto scuro con dei glitter rosa. Non so se facendo così riuscirò a vederlo. E la qualità è davvero ottima secondo me per il prezzo che ha, perché appunto viene 4,95 euro. E sono un po' polverosi, ma nemmeno tanto, vi dico. Cioè, per quanto viene, secondo me starsi a lamentare che sono polverosi mi sembra davvero da folli. E se dovessi andare a mettere un puntiglio, è che i colori opachi, quindi ad esempio questi due, questo beigiolino e questo rosa totalmente opachi, sono quelli un pochino meno scriventi, ma quelli diciamo glitterati, satinati, sono in assoluto i più scriventi di tutti e sono davvero bellissimi. Comunque in generale una palette molto pigmentata, io stra consiglio. E questa qua insomma la potete trovare su Maquillaia, sul sito di Makeup Revolution. Ultimo prodotto, e ho deciso di inserire un rossetto. Anche qui sono stata tanto tanto indecisa perché comunque, come sapete, adoro i rossetti Essence che appunto sono economici, ma se dovessi pensare al rossetto che sto anche utilizzando di più in questo periodo ed è sotto i 5 euro, è lui. Ovvero è un rossetto della Kiko, il famosissimo 914, che tutti decantano come dupe di Rebel. Io sinceramente al negozio non l'ho mai trovato da swatchare Rebel per vedere la somiglianza. Comunque posso dirvi che, ve lo faccio vedere comunque, questo è questo bellissimo colore, il classico color sangria, diciamo violaceo, rossastro, ed è davvero molto bello, anche se come vedete risulta più chiaro rispetto allo stick, ma sulle mie labbra che sono cadaveriche risulta come lo stick. Cioè sulle mie labbra risulta davvero molto scuro, non risulta questo colore. Però nonostante questo mi piace tantissimo, soprattutto con un look molto nude e sobrio sugli occhi, mi piace puntare sulle labbra e oltretutto mi piace sia perché è molto molto cremoso, insomma sapete che tendo ad avere le labbra molto secche, quindi i matte, retromatte, cose così non fanno per me, e oltretutto a me dura tantissimo perché comunque tendo a tingere le labbra. Io anche se ci mangio e ci bevo mi dura 5-6 ore, quindi cioè paragonabile a un MAC, ma viene 3,90 euro se non ricordo male. Magari comunque sotto vi lascio i prezzi. Quindi questo in assoluto secondo me è il top di tutto l'inverno perché è davvero bellissimo. E niente ragazzi, questi erano i miei 5 prodotti. Spero che vi sia piaciuto questo video e vi sia comunque anche risultato utile. Nell'info box troverete il video di Katty Chantos, quindi il video gemello al mio con il suo canale. Passate anche da lei così, insomma, vi fate un'idea anche di altri 5 prodotti molto economici. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!